Non c'è pace per il palazzetto dello sport di San Nicolò a Teramo. Questo perché, nonostante gli interventi di manutenzione eseguiti qualche settimana fa, volti a tamponare le infiltrazioni e scongiurandone di nuove, è ripreso a piovere dentro la struttura nel medesimo punto dove a metà novembre era penetrata l'acqua, tanto da costringere i gestori a chiudere l'impianto. Ma sabato pomeriggio l'acqua è tornata a bagnare il parquet, tanto da non permettere il regolare svolgimento di una partita di A2 di pallamano. Siamo ovviamente dispiaciuti nonostante questo intervento di riparazione. Purtroppo diciamo, le copiose piogge di sabato hanno nuovamente causato un'infiltrazione. Fino a sabato dalla riparazione non si erano avuti segni di nuova infiltrazione, ma l'abbondante pioggia ha purtroppo evidenziato una mancata esecuzione dell'opera ad opera d'arte. Ovviamente su questo la ditta incaricata dovrà necessariamente a breve effettuare di nuovo l'intervento, oltre ovviamente il tutto a meritare una considerazione più approfondita. Abbiamo anche sempre fatto che questi interventi di sistemazione spot e su parti singole non hanno più ragione di poter essere effettuati, ma bensì c'è bisogno di un intervento importante di sostituzione completa della copertura del palasport. Per questo motivo abbiamo già richiesto un finanziamento della protezione civile con danni sisma e neve, che ovviamente hanno ulteriormente aggravato la situazione dopo le abbondanti nevicate del 2017. Speriamo di avere ovviamente, diciamo, accesso a questo finanziamento. Se così non dovesse essere, comunque saremo pronti ad intervenire direttamente, in quanto la situazione, a seguito dei mancati interventi finora non effettuati, ormai non è più procrastinabile.